Signori, la mia automobile, me la fermate per favore? Senti, che è? È Curaro. Come ti chiami? Rex Miller. E da grande voglio fare l'agente segreto. Beato te. Gente, io cercherò per te, tra tanti fiori blu troverò un fiore rosso, e beh, io sarò più felice degli altri perché ti troverò. Più grande di tutti, perché ti coglierò, io lo so. Gente, io cercherò per te, tra tanti fiori blu troverò un fiore rosso per me, io sarò più felice degli altri perché ti troverò. Più grande di tutti, perché ti coglierò, io lo so, io lo so. Mentre ci baciavamo, forse sopra di noi appariva la parola fine, come nei vecchi film. E invece comincia proprio adesso. Non credi? Lo spero. Chissà quando ci rivedremo, Rex. Già. Non posso chiederti di non tradirmi, ma almeno non farlo con un altro agente segreto. Va bene. Thank you.
di no. Sarai l'unico agente segreto della mia vita. Sì, è partita proprio in questo momento. Il resto tutto bene. Io continuo a seguire quel Cori come al solito. Chiudo. Che cosa penserà di me? Penso che è ancora più bella così al naturale che con i vestiti addosso. Che cosa fa lei? Il pittore? No, commercio in gioielli. E lei? Io? Non credo che mi occupi di foto pornografiche. Faccio la fotomodella. Ho sempre avuto una grande passione per la fotografia. Lei potrebbe aiutarmi. E io ho sempre avuto una grande passione per i gioielli. Beh, ma io commercio gioielli solo per conto terzi, purtroppo. Mi è simpatico lo stesso. Perché non mi aiuta a trovare una camera in albergo? La sua, per esempio. Pronto? Ha tutta l'aria di un'avventura qualsiasi, però quel Cori mi lascia sempre più perplesso. Avete notizie dell'agente S? Mi auguro che la sua missione vada meglio della mia. Attenzione, prego. È in partenza il volo 17 per Pisa, Roma, Napoli, Reggio Calabria. I signori viaggiatori sono pregati di affrettarsi. Départ du vol 17 pour Pisa, Roma, Napoli, Reggio Calabria. Les voyageurs sont priés de s'apprêter au départ. Attention, please. We announce the departure of flight number 17. Pisa, Roma, Napoli, Reggio Calabria. Last announce. The passengers are invited to exit number 2. E cameriere? Uno stocco 84. Va bene. Suo brandy, signorina. Ma signorina. Signorina. Io sono arrivato. Ci vediamo tra poco, eh? Lasci, faccia da me, grazie. Prego. Thank you.
faccio spavento. Sono tanto peggio della fotografia. Adesso non me la ricordo più. Beh, dimmelo se non ti piaccio. Ecco perché non hai voluto che mi sistemassi in camera tua. Voltati, per favore, mi vesto e me ne vado. Voltarmi? Solo se mi minacci con il mitra. Ce l'hai il mitra? Il mitra? No, purtroppo. Ci avrei scommesso che sapevi baciare così. Chi te l'ha insegnato? La tua bocca? Tu? Bugiardo. Sono gelosa. No, non rispondere. Lasciami. Come? Sì. Ma non è possibile un po' più tardi? Va bene, va bene. Ma che fai adesso? Ti vesti? Anche tu. Non ti posso aspettare qui? No. Ci vediamo al lago tra un'oretta. È importante, ci devo andare. A proposito, come ti chiami? Lo sai che ti dico, sei un cafone! Basta. Ma perché? Che ho fatto? Brutta carogna, te la squagli con la prima che incontri. Cosa credi che io ti paghi per farmi fregare la merce? È una scemetta qualunque, ve l'ho detto, l'ho già liquidata. Capo, perché non scarichiamo lui? Lo prendo io il suo posto. No. È un'idea. No. No. Siete pazzi. Perché? No. 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 Questa volta ho voluto darti un esempio. Ora sai quello che ti aspetta se fai sciocchezze. I documenti sono in perfetta regola. Ora tutto dipende da come compirai la missione. Hai due alternative, due: o ricco o cadavere. Valigetta nera, lo seguo. Voi seguite gli altri due, Opel targata... Roma 61-6180, diretta statale nord. Ricevuto, li dovremmo incrociare tra poco. Passo e chiudo. We'll be right back.
Dica alla signorina della camera 29 che sono dovuto partire immediatamente. Benissimo, signor. Grazie. Buongiorno. Fa presto, devo prendere l'aereo delle 7. Bene, signore. Ma che fai tu qui? Credevi di esserti liberato di me? No, caro mio, io non sono una di quelle donne che si possono prendere e mettere via come uno straccio vecchio. Vengo con te. Devi scendere immediatamente. No, non scendo. Che fai? Sei pazza? Hai forse paura che io sia armata? Ma scendi tu piuttosto e vatti a trovare un altro taxi se vuoi. Ci rivediamo all'aeroporto. E tu cerca di andare un po' più forte. Un po' nervoso, eh? Circolare, signori, permesso. Lasciatemi passare, prego, mi lasci passare. Che i documenti di accompagnamento di gioielli e quelli personali di Alex Corey siano in regola non significa niente. E di quei due siamo riusciti a sapere l'identità oppure dobbiamo... No, completamente sconosciuti. L'unica luce ci può venire soltanto dalle analisi del materiale trovato nel doppio fondo della valigetta. Fra poco sapremo. Senti, Miller. Devo dirti una cosa. Sheila... Le volevi bene, vero? Ma... è morta. E prima di morire ha fotografato l'assassino. Ti vendicherò, Sheila. LSD, ma non pura. Io penso che vi sia stata aggiunta una sostanza di natura sconosciuta, che ne aumenta straordinariamente l'efficacia.
È il momento di agire, d'accordo? Sia la valigia che la stella sono identiche. Da 5 punti della Terra, 5 uomini confluiscono in un punto prestabilito. Non si conoscono, ma il loro lasciapassare è la stella. Uno di questi era Alex Cory. Un secondo è l'assassino di Sheila Bendix. Wellington, Texas, 25 maggio 1966. Alle ore 9:30, il 12° reparto d'assalto dei Marines è stato sottoposto al primo e certamente più inconsueto esperimento della storia dell'esercito americano. Alcuni Marines sono stati drogati a loro insaputa per mezzo di una piccolissima dose di LSD somministrata nelle loro tazze di caffè. L'esperimento è stato attentamente seguito da un gruppo di medici, di esperti in chimica e da alti ufficiali dello Stato Maggiore del Dipartimento di Stato. Questi gli sconcertanti risultati che sono attualmente allo studio del Centro Medico Scientifico dell'Università di Yale. Dalle prime osservazioni è stato rilevato che l'azione dell'allucinogeno ha provocato reazioni assolutamente incontrollate. Quella mattina il tradizionale spirito aggressivo del 12° reparto dei Marines della scuola di Wellington si è abbandonato alle più impensabili e paradossali reazioni. Alcuni soldati si sono lasciati prendere dall'isterismo e le loro risate si levavano alte tra i lamenti e i gemiti di altri compagni caduti in uno stato di profonda depressione. Altri, mentre piangevano disperatamente, non riuscivano a controllare le lacrime. Altri ancora non erano capaci di reggersi in piedi e non riuscivano più a coordinare i loro movimenti, fino a cadere per terra con gli occhi fissi su visioni allucinanti. È indubbio che se tale droga fosse somministrata su larga scala, costituirebbe una terribile arma, tale da paralizzare un intero esercito. Come avete visto, in questo esperimento ordinato dal comando militare, è bastata una leggera dose di LSD per mettere fuori combattimento un intero plotone di soldati. Pochi flaconi di LSD gettati nei depositi di acqua potabile sarebbero sufficienti a paralizzare un'intera nazione. Si merita veramente il nome di carne del diavolo. Infatti gli indios del Messico la chiamano proprio così. La estraggono da una specie di fungo e la usano anche per i loro riti sacri. Ma l'LSD chimico del quale noi ci stiamo occupando ha un effetto molto più potente. Devo farvi vedere una cosa, signori. Andiamo con la proiezione. Sovrapponendo la stella della valigetta su una carta geografica dell'Europa in scala adeguata, è facile rendersi conto che alle sue 5 punte, vedete signori, corrispondono le città di Barcellona, Tripoli, il Cairo, Istanbul, Vienna. Il centro geometrico della stella è facilmente localizzabile in Calabria. Dovrebbe trattarsi di Scilla. Luce, prego. 4 uomini, tra cui l'assassino di Sheila Bendix, stanno dirigendosi lì. Il quinto, al posto del defunto Cory, sarò io. I complici che gli hanno consegnato la valigetta sono stati uccisi. Ho ragione di credere, signori, che egli fosse sconosciuto ai destinatari della droga. Tu sei coraggioso, ma non è azzardare troppo? È l'unica maniera per penetrare in questa organizzazione e sgominarla. Ma voi mi dovete proteggere le spalle. Bisturi.
Asciugare. Pinze. Asciugare. Ago, prego. Asciugare. Tampone. Cerotto. Salve, dottore. Buongiorno, Miller. Come va? Non so. Mi sento strano. Vediamo un po'. Tutto bene? La plastica è quasi perfetta. Adesso controlleremo se la minuscola radio trasmittente che le ho messo sotto la pelle funziona. Se può farle piacere, sappia che è la prima volta che una persona si serve di una radio trasmittente alimentata da calore umano. È una recente invenzione, tenuta ancora segretissima. Teoricamente, vede, è capace di ricevere tutte le parole e i rumori che si potranno produrre in un determinato raggio intorno alla sua persona. E di trasmetterli fino a centinaia di chilometri di distanza. Il che significa che i miei colleghi saranno costretti a sorbirsi tutte le mie chiacchiere e tutti i miei sospiri. Saprò finalmente se è vero che russo di notte. Grazie, signorina. Bene, Miller. Ricezione perfetta. Allora posso partire. Non ti resta che indossare i panni di Alex Corey e legarti al collo la valigetta. I documenti sono pronti. E non ti preoccupare. Noi saremo costantemente in contatto con te. Buona fortuna. Cose che capitano. Mi scusi, signore. Non importa. Finalmente sono a Scilla. È un paese incantevole. Peccato, poteva essere una gran bella vacanza. Ma prima di tutto, il dovere. Alex Corey deve incontrare i suoi cari colleghi. Spero di mettermi sulla pista giusta il più presto possibile. Buongiorno, sono stato puntuale? Ma io non le ho dato un appuntamento. E io sì, con gli occhi. Non l'ha capito? Eppure con l'ora ci troviamo d'accordo. Il mio orologio deve andare avanti. Sono qui da mezz'ora. È giusto l'ora di colazione. C'è un buon ristorante? Ce ne sono, ma a una decina di chilometri. Con lei... anche a 100 chilometri. Che fretta. Non perdi tempo, io non conosco nemmeno il tuo nome. Oh, non conosci il mio nome, io invece il tuo lo so. Lo sai?
Dimmelo allora. Ti chiami Esca. Come? Appunto, poi ti spiegherò. Perché si è fermato qui? C'è un guasto nel motore. Ma guarda. Esca, non avevo ragione, brava. Il passaporto è a posto. Quello che non va, Cori, è il tuo modo di comportarti. C'era bisogno di accogliermi in quel modo. Perché non hai rispettato i patti? Quando ieri sei arrivato, perché non sei venuto qui? Era precisamente quello che stavo facendo. E allora perché non hai portato la valigetta con te? Non c'era fretta. Vuoi tutte le garanzie da me. E le tue? Non ti fidi di noi, eh? E chi ci dice che tu abbia veramente la merce? Certo. Ho con me un campione. Non è vero. Ti abbiamo rivoltato come un calzino e non avevi niente. Furbacchione. Sì. Sembra buona. Ma è necessario controllarla. Francesca, accompagnala in camera sua. E vedi come siamo ospitali. Cori, ricordati che il capo sono io qui. Alla tua, Liz. Salute, Corba. Ecco, questa è la tua stanza. Dormirai molto bene qui. Come vedi, Corba è un perfetto ospite. L'ultima persona che vi ha dormito è morta, però ha dormito molto comoda. Toh, anche questo fa parte dell'ospitalità di Corba o è qui per caso? Oh, quello, è un microfono di tipo antiquato, apparteneva al vecchio proprietario. Noi usiamo solamente apparecchiature professionali a raggi infrarossi. Sono microfoni sensibili anche alle variazioni cromatiche. Non me lo sarei mai aspettato che tu fossi così dotata di tante cognizioni scientifiche. Veramente. Io pensavo che bastassero le tue doti naturali per addolcire le notti di Corba. E invece ti sbagli. Sono qui come laureata in chimica ed elettronica. Dato il genere particolare di merce che tratta, Corba ha bisogno di una specialista. Fino a questo momento... Le laureate in chimica me le immaginavo diverse, con gli occhiali e magari anche brutte. Tu invece sei molto desiderabile. Come laureata e come donna. Anche in karate sai fare proprio tutto. Sì.
proprio. Lasciami. Sai fare tutto. Sai fare tutto fuorché l'amore. Sigaretta? Sì. Perché non fumi con me? È un segno di disprezzo? No, io fumo solo così. Da quando ho smesso di fumare. Come hai detto prima? Tutto fuorché l'amore? Basta, non ce la faccio più. Se lo picchieranno soffrirò per lui, ma ora mi sta diventando proprio antipatico. Oh.
Falla smettere, Mark, la merce è buona. Portala via. Bene, signori, queste sono le mie offerte. Ora sta a voi decidere. No, Corba. Non ci siamo. A questa cifra io non vendo. So benissimo che non sei tu il compratore. Se speri con la tua mediazione di farti saltar fuori un boccone in più a mie spese, ti sbagli di grosso, Corba. Non mi va di essere preso in giro in questo modo. O mi paghi una cifra ragionevole, o mi riporto indietro la polverina e tanti saluti al tuo Mister X. E voi? Non avete da protestare? Per me va bene. D'accordo, Corba. Affare fatto. Scusatemi. Andiamo. A te è inutile domandare se ci stai, vero? Sapendo che il capo di questa organizzazione è un uomo intelligente, avevo lasciato la mia valigetta in albergo. Questo non ti dimostra che ero d'accordo prima ancora di incontrarti? Non te ne pentirai. Io te lo proverò. Vieni. Sta a vedere. Guarda che bello scherzetto che ti ho preparato, guarda. Non ci pentiremo d'aver accettato. Non c'era altra soluzione. Luca ci ha fatto male a rifiutare. Siamo tutti nelle mani di Corba. Di lui ci possiamo fidare. Se ho capito bene, vuoi essere il solo a trattare con Mr. X, vero? Purtroppo c'è di mezzo Jamie Gioglu, un turco. E con quello bisogna andarci piano. E comunque sono due di meno, no? Potrebbero essere tre, se mi dai carta bianca con Lucas. Sembra che quell'uomo ti interessi particolarmente. Ho un conto sospeso con lui. Lasciamelo e ti assicuro che ti riporterò la valigetta. Cosa pensi di fare? L'automobile che è in giardino. Sai anche questo. Non perdi tempo tu. Va bene. Vai. Thank you.
questo spettacolo è dedicato a te, Sheila. Sei vendicata, Sheila. Guarda fuori dalla finestra. Guardaci bene. E poi mi dirai se ti è venuta qualche idea. Joglu è arrivato. Il suo Panfilo è attraccato al porticciolo. Sulla bandiera c'è la stella a 5 punte. Sul Panfilo c'è anche la rossa. E allora è Jamie Joglu che ha fatto fuori Cori.
Sarà bene che non mi faccia vedere quando verrà qui. Te l'ho già detto. Quel tipo là, Cory, non lo sopporto. Che aspettiamo? Ci vorrebbe tanto poco a levarcelo di torno. A sentir te bisognerebbe far fuori metà del genere umano, così si starebbe più larghi. Già. Mark non ha poi tutti i torti. La cosa era prevista per ieri, ma ci ho ripensato. E come mai hai cambiato idea? Perché? Cory è furbo. Ci sa fare. Con Lucas ha funzionato. Se riuscisse anche con Jamie Gioglu, allora sì. Toglierlo subito di mezzo. Non sei del mio parere? Eh? Perché me lo domandi? Non vedo altra soluzione. Venuta l'idea? Dipende. Se Jamie Gioglu porterà la merce con sé. Ha parlato il genio. Sta zitto tu. Forse viene qui solo per vedere che aria tira. Bisogna prima fargli fuori la merce, poi tutto si semplifica. Mi pare chiaro, no? Non è così semplice. Ha molti uomini e non si fida. E poi è lui che conosce Mr. X. Sa quando verrà e dove lo dovremo incontrare. Anche se riuscissimo ad ucciderlo, a chi darò la merce? Io non dico di farlo fuori. Se scoprissimo dove tiene la merce, potremo soffiargliela sotto al naso. In questo modo verrà a patti con noi. Così anche le trattative con Mr. X saranno molto più vantaggiose. Sai che un uomo di Jamie Gioglu voleva farmi la pelle per rubarmi la droga? Ma guarda, che cattivo. E ora tocca a me. Non ti pare giusto? Hai un piano? Io ho sempre un piano. Benvenuto, Jamie Gioglu. Come vedi, non mancavi che tu. Ah, mica male. Ti sei sistemato bene qui, eh? Un Martini Dry? Sì, grazie. Quattro. Ma come sei riuscito a metterli insieme? Il mio agente di Londra ha avuto un piccolo incidente. Naturalmente sono riuscito lo stesso a recuperare la merce. Devo riconoscere che hai lavorato molto bene, Corba. Ma perché tutto sia in ordine, manca ancora una punta alla tua stella. La mia. Pendo letteralmente dalle tue labbra, Jamie Gioglu. Ma non c'è nessuna fretta. Voglio il 50% di tutto l'affare. Prendere o lasciare. Prendo. Vedo che hai già trasformato in polvere la tua merce. Sei in grado di trasformare anche la mia? Dipende dallo stato in cui si trova. Muori dalla voglia di saperlo, eh? Chi si occuperebbe della trasformazione? Francesca è il mio braccio destro. È laureata in chimica. Una donna. È proprio la persona più adatta. Vuoi sapere come ho mimetizzato la merce? Stupendo. Non potevi pensarci che tu. Il soffio del vento, l'estate, mi porta a folate, l'odore di te, accanto ti sento, se l'aria è leggera, la sera, la sera, è smalte, nemmeno una stella. Allora? Dove e quando consegnerai la merce? Proprio qui, a casa tua, e stasera stessa. Qui? E da dove arriverà il tuo uomo? Da dove vuoi che arrivi? Dal cielo. Stanis,
Va al Panfilo e porta qui la merce. La luna è fuggita, lontano con te, la notte che viene, raggela il mio cuore, eppure rinvoco con ansia perché al primo chiarore il giorno consuma il ricordo di te. Che è successo? Cori, il capo ti sta aspettando. Lo credo bene. Benvenuto, Rex Miller. Credevi di farcela, eh? Ma la pagherai cara. Io mi chiamo Alex Cori. Hai sempre la risposta pronta. Aspetta. Ma questa volta non mi incanto. Vai. Attenzione, Miller è stato scoperto. Fate scattare il dispositivo d'emergenza. Chiudo. Vi ripeto, siete in errore. Io sono Alex Cori. E allora come la mettiamo con questa? Eccolo, il vero Cori. E questo è Rex Miller. Anzi, tra poco era Rex Miller, agente segreto. Adesso, genio. Basta. Perquisiscilo. Traditore bastardo! Non puoi essere stato altro che tu a dirlo. Non sono stato io, te lo giuro. Non mi uccidere. Ti cedo tutto, tutto, è tutto tuo. Come sei generoso. Grazie. Meriti un premio. Non ti ucciderò subito. Voglio prima divertirmi un poco. Stan, whisky! Quanto? Cominciamo con una dose normale. È un cocktail per te. E adesso lo scolerai tutto. Alla mia salute. È lui.
Ti è andata bene, Corba. I conti li faremo dopo. E se sei intelligente può anche darsi che ti salvi la vita. Ma sta attento a non fare mai passi falsi. Tu portalo via. E voi venite con me, andiamo a ricevere Mr. X. Sono venuta solo per salutarti. Allora, buon viaggio. Non posso aiutarti, Rex. Una sigaretta? Almeno me la puoi dare. No, per fumare devo essere slegato. Mi credi così stupida? Non scapperò, ti do la mia parola. Ho sempre i piedi legati, come potrei? Va bene, mi hai convinta. Ecco, vedi, ognuno ha le sue manie. Grazie. Non ti fidi di me, vero? Non ti fidi. Va bene, va bene. Ecco. Ma che brava. La mia assistente, laureata in chimica, Francesca Weiss. Piacere. È stata mai a Hong Kong? No, ma mi piacerebbe molto. Potrebbe avere l'occasione di andarci, signorina. A Hong Kong c'è la sede centrale della nostra organizzazione. Lei ci potrà essere utile. Dov'è la merce? Eccola. Ne manca uno. Non abbiamo fatto in tempo a ridurla in polvere. Avete un laboratorio qui? Sì, e anche molto attrezzato. Alla trasformazione penserà il mio esperto. Sedete, prego. Avete fatto un buon lavoro. Voglio ricompensarvi. Quello che guadagnerete per questo affare, per quanto ingente, è poca cosa in confronto alla possibilità che io vi offro. Noi abbiamo bisogno di collaboratori come voi. E io vi invito a far parte ufficialmente dei nostri ranghi. Voi chi? Io rappresento un'organizzazione mondiale, la ECO, che si batte per il raggiungimento del più alto ideale dell'uomo, l'abolizione di ogni divisione fra i popoli. Ma per raggiungere questo fine noi dobbiamo impadronirci dei centri nevralgici delle più potenti nazioni del mondo. L'arma che ci permetterà di riuscire, voi la conoscete, l'LSD.
Primo obiettivo, attacco agli Stati Uniti. La droga partirà questa notte stessa. Stanotte? E come? E chi la porterà? Nessuno. Ci andrà da sé. Ricordate come facevano i sommozzatori durante la guerra? Si avvicinavano alla nave obiettivo. Prego. E applicavano una specie di bauletto a perni alla sua aletta di rollio. Poi la nave partiva con il suo carico micidiale e poco dopo saltava in aria. Questo perché nei bauletti c'era tritolo. Se ci fosse stato l'LSD, la nave avrebbe trasportato tranquillamente il suo carico fino al porto di arrivo. Capito adesso? In questo modo si evita di affrontare tutti i pericoli, le frontiere, le dogane. In quanto a noi, ecco qua. Nel porto di Messina è attraccata la turbonave Raffaello. Partirà domattina all'alba, perciò è necessario fare l'operazione questa notte. Poi, tra sei giorni, al suo arrivo a New York, gli uomini della ECO provvederanno, sempre per via subacquea, a ritirare la merce. E l'ultima fase avrà inizio. E chi eseguirà l'operazione? Occorrono tre uomini. Il primo è lui. Il mio è Stanis. Per me è Francesca. Benissimo. A missione compiuta vi verserò la somma stabilita. Fino a quel momento avete il tempo di decidere se accettare o meno l'onore e la responsabilità di far parte della ECO. Sono riuscito a fuggire. Sto al sicuro sul terrazzo della villa. È arrivato anche Mr. X. Ora ci sono tutti, credo sia giunto il momento di agire. Avete capito? Confermate. A voi è affidato un lavoro delicato. È importante. Fatelo bene. E ricordatevi che in questo momento i destini del mondo sono nelle vostre mani. E adesso non ci resta che aspettare. Miller è fuggito. Quella carogna ci metterà nei guai se non lo riprendiamo. Arrendetevi! Siete circondati! Non avete via d'uscita! La polizia! La polizia! Quanti sono? Una ventina. Hanno circondato la villa. Attenzione, questo è il secondo avviso. Tutte le uscite sono state bloccate. Al terzo avviso apriremo il... Ognuno di voi prenda posizione accanto alla finestra. Tenteremo una sortita. Mentre gli uomini terranno impegnata la polizia, noi cercheremo di raggiungere l'elicottero. Tu... Senza dare nell'occhio, tenta di arrivare all'apparecchio e tienti pronto a partire. Va. Ultimo avviso. Uscite con le mani in alto e avrete salva la vita. Spegni le luci.
Nessuno si faccia illusioni. Se volete salvare la pelle, dovete aprirvi la strada a colpi di mitra. Fuori! Il pilota avrà raggiunto l'elicottero? Penso di sì. E adesso fuori anche noi. Copritemi, tenterò di raggiungere la parete. Va bene. Che sta facendo? Non riesce a metterlo in moto. Quella baracca non funziona. Guardalo, vigliacco. Non c'è che una speranza, il mio Panfilo. F5 chiama base. Operazione compiuta. Operazione compiuta. L'LSD sotto la chiglia della nave. Provvedete a ritirarla a New York. Thank you.
Hai lavorato bene, Rex Miller. Francesca, non illuderti. Non hai nessuna chance. Credi? Non fare stupidaggini. Tra poco la polizia sarà qui e per te sarà troppo tardi. Finché sei in tempo, vattene via. Dammi retta, Francesca, vattene via, perché non vuoi capirmi. Sei generoso o lo fai solo per ricambiare? Rispondi. Niente. Non hai capito niente. Lo faccio per la stessa ragione per la quale tu l'hai fatto per me. Ma se è solo per questo, perché non fuggiamo insieme, allora? Salve, Miller. Io volevo presentartela, ma vedo che già vi conoscete. E molto bene. Bene fino a un certo punto. Lui mi crede una delinquente. Vuoi dire? Vuoi dire che è con noi? Sì, Francesca fa parte della nostra organizzazione. Anche tu della nostra famigliola, eh? Ma allora poco fa mi hai preso in giro, eh? Mm. Ho bisogno di bere. Posso bere anch'io? Ho sempre fumato. Sei fantastico, amore. Non ti lascerò più, mai più. Thank you.